Ok, per questo esercizio partiamo dalla posizione supina. Vi servirà inoltre una kettlebell, utilizzate sempre un peso che potete gestire agevolmente. Da qui sdraiamoci, posizione supina, una gamba distesa, l'altra piegata. Il braccio della gamba distesa sarà a sua volta disteso sopra la testa. Impugnate la kettlebell e portatela verso il soffitto. Da qua andiamo a portare la kettlebell con la mano, il gomito e la spalla nella vostra maniera più allineata che potete verso il soffitto stesso, andando a spingere con la gamba piegata sul pavimento per iniziare la rotazione. Una volta che siete giunti a metà, la gamba andrà a finire nella parte opposta, andremo proni, quindi la maggior parte del nostro corpo sarà rivolto verso il pavimento. Raggiungeremo la posizione finale e ritorneremo in posizione di partenza.